Grazie all'intervento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Napoli e gli agenti della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno eseguito 13 misure cautelari. Per 6 persone è scattato il fermo in carcere, 7 invece sono ai domiciliari. Per i fermati l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio e truffa ai danni dello Stato. Tra gli accusati De Francesco Salvatore, Spadafora Antonio e Pinto Gennaro, amministratori di fatto della società Gesa Holly Training, che veniva utilizzata per il compimento delle condotte illecite. Gli altri soggetti fermati erano complici della truffa come trasportatori, tra i coinvolti anche ex funzionari doganali che esercitavano tra il 2010 e il 2011 nel porto di Napoli. Con questa truffa si dava vita a un centinaio di vendite del prodotto petrolifero senza il pagamento delle legittime imposte.